Buon pomeriggio, ben ritrovati con il consueto appuntamento con l'informazione del quotidiano L'Attacco. Marco Minniti a Foggia, l'ex ministro degli interni, ora presidente della fondazione MedOr, che ha firmato questa mattina con l'Università di Foggia un protocollo d'intesa che permetterà la cooperazione con alcuni paesi africani in termini di formazione accademica e medico-sanitaria. Ascoltiamo le interviste realizzate da Fabrizio Sereno. Sono già previste delle azioni concrete all'interno di questa convenzione? Sì, le azioni più concrete sono delle borse di studio per favorire l'iscrizione di studenti africani ai nostri corsi di laurea e delle attività formative che noi andremo a condurre come Università di Foggia, soprattutto rivolte al personale medico e personale sanitario nel senso più ampio, quindi anche infermieri e figure analoghe, nei paesi africani. Cioè noi a distanza, tramite la nostra piattaforma e-learning, formeremo il personale sanitario di quei paesi. Quindi mi sembra una grande opportunità per esportare cultura e conoscenze. Quali dipartimenti, facoltà, corsi di laurea gestiranno, in maniera preponderante questa convenzione? Per quanto riguarda la formazione di area medica, naturalmente i due dipartimenti di medicina. Per quanto riguarda invece le borse di studio incoming, cioè quelle che permettono a noi di ospitare studenti, tutti i dipartimenti dell'Ateneo. Consentire a ragazze e ragazzi dell'area del Mediterraneo di venire a studiare in Italia, in questo caso all'Università di Foggia. La Fondazione MedOr fornisce borse di studio e da questo punto di vista garantisce il percorso. L'Università di Foggia garantisce la formazione, mette in campo la sua professionalità, noi la consideriamo un elemento molto importante perché l'alta formazione, lo scambio culturale è diventato sempre di più uno strumento importantissimo di cooperazione fra i popoli. Nel Mediterraneo ce n'è molto bisogno, in questo momento Dio sa quanto ce n'è bisogno in generale nel mondo. La cultura come un ponte e come un veicolo di pace. Seduta interrotta e riconvocazione prevista per il 28 aprile e il 3 maggio. Queste sono le decisioni prese in Consiglio Comunale a Cerignola. Una riunione che sui punti all'ordine del giorno non è mai iniziata. Il perché ce lo spiega Pietro Capuano. Essere il giorno della discussione sul documento unico programmatico e del bilancio di previsione da parte del Comune di Cerignola in Consiglio Comunale, invece questa assise è stata sospesa dopo varie discussioni durate anche diverse ore sulla questione relativa agli aspetti tecnici sulla ricezione della convocazione e poi della notifica rispetto a quelli che sono tutti i documenti che poi vengono presentati ai consiglieri comunali per poter poi venire preparati in assise. La questione è stata sollevata dalla posizione mettiana perché il consigliere Rino Pezzano non avrebbe ricevuto questa notifica e quindi si è chiesto alla presidenza ma anche al segretario generale se il consiglio comunale fosse legittimo. Dopo vari interventi e varie discussioni da una parte e dall'altra si è arrivata a una conferenza dei capigruppo che ha dipanato così la matassa e ha deciso di sospendere il consiglio comunale che doveva andare in scena oggi e di programmarne altri due, uno il 28 aprile e uno il 3 maggio, suddividendo gli ordini del giorno che erano presenti attualmente. Grazie Pietro Capuano, andiamo avanti con la manifestazione di protesta ieri a Manfredonia da parte di alcune famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia popolare che attendono ormai da anni il sit-in mentre era in corso il Consiglio Comunale, ma c'è stata tensione a causa di alcuni manifestanti che hanno raggiunto l'aula consiliare. Sentiamo Matteo Fidanza. Pomeriggio di protesta, quello andato in scena ieri a Manfredonia, in concomitanza con il Consiglio Comunale, per la manifestazione organizzata da qualche decina di famiglie che sono assegnatarie di alloggi di edilizia popolare, che attendono ormai da anni. Tensione e Consiglio Comunale interrotto sono state l'epilogo della protesta. Qui oggi rappresentiamo tutte quelle famiglie che reclamano la legalità, reclamano il diritto alla casa, articolo 47 non ce ne dimentichiamo, e soprattutto per le
Teodo l'abusivismo? Sono tutti assegnatari di alloggi di case popolari, alcuni sono sfrattati addirittura. Come gli altri, perché io ho fatto la domanda delle case popolari il 2016 e mi dicono pure che io sono il 170esimo posto e non è giusto, perché avevo i minori e non è giusto. I minori sono diventati maggiorenni, hanno fatto anche i figli, non è giusto così. Io sono Patrizia, sono in cerca di casa perché sono una sfrattata a fine locazione, mi sono recata parecchie volte ai servizi sociali, ho parlato con la signora Pennella dal 25 gennaio e dopo ho sempre fissato ogni martedì appuntamento, non si è mai recata negli uffici. Le persone lo devono sapere, adesso i padroni di casa che cosa fanno? Affittano le case, vacanza, un mese, una settimana, 15 giorni, ma noi ci domandiamo... Ma hanno l'autorizzazione per fare questo? Cioè questo io come tutti quanti ci domandiamo, l'autorizzazione ce l'avete per fare questo? Ivan Sagné, attivista di origine camerunense e fondatore dell'associazione No Cap, che ha avviato in Italia la prima filiera etica contro il caporalato nel settore agricolo, è incapitanata per due giorni di visite nei ghetti di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci e ha incontrato proprio ieri attivisti e ospiti del villaggio Don Bosco e Maus, che accoglie i lavoratori stranieri sottratti alla schiavitù del caporalato. Sentiamo l'intervista realizzata per noi da Daniela Corfiati. Facciamogli di nuovo un applauso. No Cap, con una delegazione importante di rappresentanti di questa associazione che visita i ghetti. Per fare che cosa? Per andare a dire ai lavoratori dei ghetti che noi ci siamo, che No Cap è una grande associazione, un'associazione nazionale che è sempre presente con i lavoratori, anche se alcuni dei suoi responsabili non sono presenti fisicamente ma lavorano per loro. E quindi noi che siamo presenti sul campo insieme ai nostri colleghi che lavorano a distanza andiamo a portare solidarietà ai ragazzi dei ghetti e provare a diffondere, a continuare a diffondere questa consapevolezza. Resta una realtà comunque molto dura, quella della provincia di Foggia. Sì, sì, è una realtà purtroppo ancora molto dura, anzi potrei dire che è la peggiore in tutta Italia e per questo insistiamo a lavorare molto sulla provincia di Foggia, perché i numeri sono spaventosi, parliamo i 50.000 braccianti che lavorano in questa provincia, parliamo di circa 15.000 i lavoratori ridotti in schiavitù in provincia di Foggia, quindi è nostro dovere partire dalla provincia di Foggia per cercare almeno diciamo di iniziare a scardinare qualcosa. Quattro istituti scolastici di primo grado di Capitanata sono risultati vincitori del concorso Digi e Lode, il progetto sostenuto da Amgas Blu e dal gruppo ERA per una scuola più digitalizzata. Il servizio di Mauro Pitullo. Lucera e San Giuseppe di Foggia, Tommasone e Lombardo Radice di Lucera sono le quattro scuole vincitrici del concorso di Gellode per il primo quadrimestre 2021-2022. Un'iniziativa portata a segno dal gruppo Amgas Blu e dal gruppo ERA con l'obiettivo di sostenere i progetti di digitalizzazione delle scuole. Digi e Lode, anche la Santa Chiara premiata, insomma una scuola che guarda al futuro, anzi che vuole anticipare un po' i tempi. Sì, è compito sempre degli educatori ed è obiettivo della formazione questo di anticipare i tempi, di rendere soprattutto la didattica fortemente multimediale, interattiva, coinvolgente. Il processo educativo deve coinvolgere pienamente i nostri bambini e i nostri ragazzi ed è molto interessante questa iniziativa del gruppo ERA, dell'Amgas Blu, perché trasforma le pratiche virtuose degli adulti, la loro abilità sostanzialmente nell'utilizzare i servizi digitali dell'azienda in opportunità di formazione e di crescita per i bambini. Innanzitutto grazie all'Amgas per questa bella opportunità che ci ha dato. I fondi sono utilissimi in questo momento
di risveglio della didattica digitale in un certo senso. E quindi noi decideremo, sicuramente insieme alle insegnanti, di acquistare delle LIM, una per ogni classe. Noi abbiamo, l'anno prossimo avremo ancora, grazie a Dio, 5 sezioni, una per ogni classe, dalla prima alla quinta, che saranno dotate ciascuna di una LIM. Bene, è tutto per questa edizione del telegiornale. Prossimo appuntamento questa sera alle ore 20. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A più tardi.